Oggi vediamo insieme come cucire un vestito a kimono. È il modello numero 225 del supplemento 312. Adesso vediamo sul retro il disegno tecnico. Vediamo che è molto semplice: ha il davanti e il retro questo cartamodello. Si può anche realizzare come una blusa. O come un vestito, quindi come preferite, potete realizzare questi due cartamodelli molto semplici. E adesso andremo a vedere insieme come realizzare questo cartamodello. Anche in questo caso andremo a utilizzare il metro speciale della taglio d'oro, quindi ci misuriamo la circonferenza seno e poi inseriamo la puntina vicino a questo numero. Dopodiché andiamo a inserire la puntina nella crocetta sulla nostra miniatura. In questo modo potremo andare a segnare tutti questi punti che vedete in piccolo sulla miniatura, in grande sulla nostra carta velina. Adesso andremo a fare questo sia con il davanti che con il retro del cartamodello. Dopo aver segnato tutti i punti sulla carta velina, adesso andiamo ad unirli con le squadre della taglio d'oro. Quindi vado a unire tutti i punti e ci dobbiamo anche ricordare di andare a segnare il dritto filo. Dopo aver disegnato il davanti, adesso sono pronta ad andare a disegnare il retro del cartamodello. Anche qui andiamo a unire tutti i punti con le squadre taglio d'oro e andiamo anche qui a segnare il dritto filo del nostro cartamodello. Ho scelto questo tessuto visto che il cartamodello è molto semplice e parto da unire rovescio contro rovescio, davanti col retro, cucire. Come vedete, ho tagliato il margine dopo aver cucito e adesso vado a cucire di nuovo sul rovescio. Quindi ho deciso di rifinire questo vestito con la cucitura alla francese. Faccio lo stesso lavoro sui laterali del mio vestito. Ho rifinito e spillato lo scollo e adesso lo vado a cucire. Dopo aver cucito lo scollo, adesso spillo i polsini e li vado a cucire.
Dopo aver cucito i polsini, faccio l'orlo e il vestito è pronto.